7 novembre 1929. Si inaugura a New York il MoMA, il Museum of Modern Art. Nato con finalità divulgative ed educative, è fra i primi musei ad essere organizzato per cronologia e non per aree tematiche. Nato per iniziativa di tre donne dell'alta società, le signore Bliss, Rockefeller e Sullivan, il MoMA avrebbe dovuto ospitare solo l'arte americana, ma quasi subito espone opere europee. Van Gogh, Rousseau, Dalí, Picasso e molti altri. Nel corso degli anni, i numerosi acquisti hanno reso necessari alcuni trasferimenti della sede, fino al 1937, con ristrutturazioni e ampliamenti nel 1984, 2007 e 2019.